Allora, Leo, la mamma è andata a fare l'addio al nubilato, quindi io e te abbiamo il permesso di andare in uno strip club questa sera. Sei contento, amore? Andiamo in uno strip club? Sì. Sei contento, amore? Andiamo a vedere le donnine nude? Sì. Non mi sembri gasatissimo. Fai le bolle? Sì, ti stai ribellando. Bravo, amore. Stai imparando a fare la caffettiera. Bravo, amore. Bravo, la prima cosa è imparare a fare la caffettiera. Pirlone. La nostra giornata trasgressiva inizia così, amore, mettendoci i giochi in faccia e non riuscendoli più a prendere. No, amore, puoi spostarlo se vuoi. Però so che ti piaceva così. Infatti, esatto, amore. Hai trovato un modo per ripararti dai telefoni della mamma e del papà? Bravo, amore. Ribellati a tutto questo. Allora, siccome Chiara sta facendo il suo addio al nubilato a Ibiza, e noi siamo qui nella nostra allegria. Ho preso l'occorrente per fare il mio addio al celibato. No! Ma ti sei pronta per questa festa pazza? Eh? Sei pronto per addio al celibato, amore? Eh? Sei pronto? Comunque non è giusto che Chiara, che sta facendo l'addio al nubilato a Ibiza, ha il suo hashtag. E io non ho il mio hashtag, quindi lancerò il mio hashtag. Fedez, resta a casa. Sì. C'è un trattato scritto che all'addio al nubilato di Chiara sono vietate tassativamente le seguenti cose. Cannucce a forma di piselli, palloncini a forma di piselli, tutto ciò che è una forma di pisello, ma soprattutto piselli veri. In più la nonna mi ha portato via Leo, che è al parco, e quindi io sono solo e mi annoio. Quindi adesso mi invento qualcosa. Non mi inventerò niente. Allora, il nostro addio al celibato lo sfrutteremo in questa maniera. Useremo il telescopio per guardare le persone che si spogliano. Sei contento, Sergio? Sì! Sì! Dai, mi avete organizzato una festa sorpresa, non me lo volete dire. Scusa. Però va che la Mati era interessata quando ti sei slacciato i pantaloni. Mati, in realtà è un addio al celibato per te! Sì! Lei è 6ix9ine? La vera star del nostro addio al celibato non è Chiara coi capelli rosa, è Gurma coi capelli pony. Ok Google, ricordami di portare il costume da bagno per l'amante prima di partire per Ibiza. Per quando puoi impostare, promemoria? 20 luglio? Ecco il tuo promemoria, portare il costume. Addio al celibato è nel vivo, siamo al momento clou di questo addio al celibato, che entri la figa. Vai, vieni. Oddio! Il nuovo cocktail inventato dal PA, la vodka Lippo. No! No, bre... Che potrebbe veramente, perché poi sta anche bene, guarda. Il vodka è tu fai il bicchiere schifo, col fai il bicchiere? Una un bicchiere particolare col tubo dentro. Fai vedere come si beve? La situazione sta diventando hot in questo addio celibato.
C'hai paura, eh? Vieni qua, vieni qua. Cazzo di capelli c'ho, devo fare il figo, ho fatto così, sembro, non lo so chi sembro, ma un ananas, sempre un ananas. Sei un VIP in decadenza e hai bisogno di attenzioni? Chiama il tuo paparazzo a domicilio e tornerai a essere quello del Grande Fratello 1, tipo. Allora, non scherzate sui miei addominali, non dite che gli addominali finti. Perché sto mangiando scatolette di tonno e pollo da 3 mesi, quindi non è assolutamente vero. E sì, in questo momento non sto respirando per fare gli addominali. Poi ovviamente, essendo stato ciccione da piccolo, ti senti un po' ciccione tutta la vita, no? E quindi ci tieni a far vedere che ci sono. Quindi un pochino con i contrasti e le luci ci giochi, però... Dai. Quindi tutti sanno che io mangio pasta con tonno, ma senza la pasta, quindi mangio solo tonno. Comunque, siccome mi sento profondamente... Dicevo, no? Siccome mi sento... Avrei potuto evitare di fare il boccone prima di parlare. Quindi questa è una storia di io che mastico. Vabbè, basta, volevo dire una cosa, ma in realtà non era così interessante, quindi non la dico più. E comunque sì, sono una persona triste e mangio il tonno direttamente dalla scatola. Federico è uno di voi. Mati... Mati, ti odio. Ma bentornato, cicciottore, bentornato. Ciao, Marina. Mi devi guardare mentre dimoni, scusami. Sembra normale guardi tuo padre mentre ti dimoni un topo. Un bambino nudista, questo? È un bambino nudista, questo? Ciao, ciccione, io parto. Ci vediamo domani. Ciao, dammi il pugnetto. Pugnetto, bravo. Come promesso, amici, oggi risponderò ai vostri SMS. Sì! E poi il mio telefono lo lancerò a Elisa Maino, cioè lo darò, se no sembra che lo lancio addosso ad Elisa Maino, glielo do gentilmente, esatto. Siamo sono troppi, cioè, facciamolo in macchina. Mi sembra una buona idea. Mi sono dimenticato di followarmi, adesso vi follow.